Che figata, la connessione 10 giga. Carico, scarico file in rete, dalla rete super velocissimamente ed è incredibile. Zero problemi, costi bassissimi e tutto perfetto. Queste sarebbero le parole che vi direi se vi stessi cercando di vendere qualcosa. Ma nel video di oggi voglio fare un po' il bastian contrario invece. Voglio portarvi con me, proprio dati alla mano, ad analizzare quanto costi realmente una connessione di questa portata. Ben 10 gigabit per secondo. E soprattutto qual è il suo utilizzo nel mondo reale. Perché effettivamente, ragazzi, è troppo facile prendere, sparare un UCLA e farvi vedere che arrivo a 9 gigabit di velocità. Oh, tutto perfetto. Ma nel mondo reale va davvero a quella velocità? Oggi facciamo un'analisi di prezzi e benefici di questa super connessione. Il punto numero uno per avere la connessione 10 giga è ovviamente ottenerla. In realtà non sono tanti gli internet service provider che in questo momento forniscono questo servizio di super connessione. Molti si bloccano a 2.5 giga. E come biasimarli? È anche uno standard che per la maggior parte delle persone non gli serve realmente. Tantissime persone il massimo dell'utilizzo che fanno sono Netflix, scaricare qualcosina, navigare su internet, ma niente di che. Una connessione 10 giga è pensata principalmente per un ambito business o per case veramente molto impegnative dal punto di vista della larghezza di banda necessaria per supportarle. Tornando però all'ottenere la fibra, in questo momento, almeno nella mia zona, il cablaggio della 10 giga è offerto da due servizi. Da una parte abbiamo Telecom, che poi confluirà appunto in Team come offerta, e dall'altra parte abbiamo Open Fiber, che è aperto un po' a tutti, però nel mio caso l'unico a offrirmi a 10 giga era Dimensione Internet. Dimensione Internet è un internet service provider italiano, sono posizionati nel Molise come centrale operativa, però effettivamente offrono il servizio in tutta Italia, non soltanto su Milano. La 10 giga la hanno su veramente una marea di comuni, ovviamente non è nella massima estensione, pari alla gigabit per dirvi, però comunque è un servizio che offrono. Il costo attuale per questa connessione per i privati è di 60 euro al mese, mentre per le aziende, siccome i servizi business sono un po' più impegnativi per la rete in termini di carico, è di 120 euro al mese. Io l'ho ottenuta utilizzando il voucher. Fino a qualche tempo fa per le aziende c'era un voucher che vi permetteva di avere la connessione 10 giga scontata o quella 2.5 giga gratis, un piano per aumentare il numero di aziende con disponibilità di banda ultralarga in Italia. Ottenuta la connessione, ovviamente uno dirà: beh, perfetto, abbiamo fatto, finito, 120 euro al mese, sono tanti soldi, ma basta pagare quelli e ci siamo, no? In realtà no, perché prima di tutto 60 o 120 euro al mese non sono proprio pochi, ma è un servizio premium, quindi ci sta, lo offrono in pochi in Italia. Ma dall'altro lato in realtà ci serve ancora tutto l'hardware per creare l'infrastruttura casalinga dell'ufficio, dell'azienda, insomma per poterla portare ai nostri dispositivi. E qui ci sono una marea di costi che la gente non immagina. Punto numero uno, ci servirà un router. Lo scopo del router è quello di direzionare la connessione verso i nostri dispositivi. In questo caso lo può fare mediante il wifi o mediante i cavi Ethernet. In questo caso, siccome noi stiamo utilizzando una connessione 10 giga, ci servirà un buon router che disponga di almeno due porte 10 giga, in maniera da poter utilizzarne una come porta WAN, quindi quella che riceve internet dall'ONT, che entra poi nella parete, e invece una seconda porta 10 giga che servirà a distribuire questa connessione ricevuta ai nostri dispositivi di casa, o di ufficio o di azienda. Costo di un router del genere varia molto, nel senso che dipende da tutti i protocolli che ha al suo interno, i QoS disponibili, la marca, il numero di antenne, la qualità estetica, insomma ci sono totti cose in gioco. Se prendiamo per esempio quello di cui dispongo io, un Asus ROG Rapture, effettivamente il costo è altissimo, perché la nuova versione con il Wi-Fi 7 costa 899 euro più spedizione su Amazon IT in questo momento. È un costo veramente proibitivo. Però al tempo stesso mi trovo a dire: non dovete per forza prendere questo, dipende dalle vostre necessità. Effettivamente esistono brand che costano notevolmente di meno. Dimensione Internet vi può fornire un router con un singolo acquisto da 279 euro, oltretutto prezzo più basso rispetto a quello di Amazon, di un Knap che faccia tutto quello che serve in termini di connettività cablata. E per quanto riguarda invece il Wi-Fi, è un router con Wi-Fi 6. Certo, non è l'ultimo dei protocolli disponibili, ma per la maggior parte delle persone è probabilmente sufficiente. Questo dipende un po' da noi. Se vogliamo utilizzare il massimo, dovremmo salire di qualità. In caso vi consiglio un altro brand, Ubiquiti. Ubiquiti è un brand che si occupa soltanto di networking e Internet of Things ed è molto interessante sotto questo punto di vista, perché a tutti gli effetti hanno prodotti che si possono espandere dalla rete di casa molto molto semplice ad un network business veramente gigantesco che costa magari una decina di migliaia di euro. Quindi di per sé avete una soluzione scalabilissima e una delle più complete sul mercato. Ubiquiti, come altri servizi business, come anche il Knap che vi ho appena citato, effettivamente possono essere una soluzione alternativa. Ad ogni modo,
in questo momento la spesa che ho sostenuto per il router è di 899 euro. Però, come vi dicevo, dipende un po' dal router che si prende. La parte numero due, ragazzi, è che questa connessione noi la dobbiamo direzionare da qualche parte all'interno del nostro studio. Per fare questo ci servono dei cavi. Ora, mi sono informato tantissimo sui cavi e devo dire ci sarebbe da parlarne per ore, c'è un numero di informazioni veramente incredibile. Però per farvi un sunto generale, quello che serve a noi in questo momento è un Cat 6A, ovvero un cavo di categoria 6 classe A. Questo perché Cat 6 è l'ultimo vero standard certificato dall'ente che si occupa delle certificazioni delle categorie dei cavi di connessione, ovvero il TIA, e invece la classe 6A, determinata invece dall'ente ISO, è quella che ci interessa in termini di portata, perché effettivamente questo cavo porta 10 giga di connessione, quindi di per sé è perfetto per i nostri scopi. Oltretutto ho scoperto una cosa molto interessante, ne approfitto per fare un po' di informazione. Lo standard Cat 7 non è mai stato certificato dall'ente ufficiale che si occupa delle certificazioni dei cavi, e quindi tutti i cavi Cat 7 e Cat 7A che vedete sul mercato non sono certificati ufficialmente. Sono infatti degli standard che sono stati creati artificialmente dai brand che vendono i cavi per abbinarli a quella che è la classe F di cavi certificata da ISO. La classe F sono dei cavi che hanno una frequenza di 600 fino a 600 o fino a 1000 MHz per quanto riguarda il Cat 7A. Però effettivamente parlando non è mai stata certificata questa categoria. Si è passati dal Cat 6 al Cat 8. Questa è una piccola perla che ho scoperto informandomi su internet. Quindi, riassumendo, Cat 6A è più che sufficiente per una connessione 10 giga. In realtà se guardiamo su Amazon, i Cat 6A non costano neanche tanto, tipo 10 cavi da 5 metri ciascuno arrivano a 40 euro e probabilmente ce ne sono anche di più economici, ma io sono pigro e comprerò questi. Ad ogni modo potremmo anche farceli a mano, e in quel caso se già disponiamo di una crimpatrice, cioè la parte che serve per inserire i cavi all'interno della piccola testina Ethernet, effettivamente potremmo risparmiare ancora un pochino. Però di per sé pongo a budget 40 euro per questi benedetti 10 cavi già pronti, 8 euro l'uno, dai, insomma sono 5 metri, va bene così. Però perché ho preso tutti questi cavi? Ragazzi, perché nel mio studio a me non serve soltanto un dispositivo. Tutti questi cavi, ragazzi, io li prendo nell'ottica di dover portare la mia connessione a più dispositivi. Nel vostro caso, se vi serve di portarla a uno singolo, prendete un singolo cavo. Ma effettivamente questo ragionamento ci porta al terzo oggetto che mi sarà necessario per utilizzare una connessione 10 giga. Sto parlando di questo cubotto bianco qui che vedete nelle mie mani. Un oggetto molto molto carino che i tecnici conoscono perfettamente. Questo è uno switch. Il suo compito è ricevere la connessione qui e poi farla rimbalzare su queste quattro porte. In questo caso questo è uno switch con portata 10 giga su tutte e quattro le porte. Se fosse uno switch da 1 giga non costerebbe tanto, con meno di 40 euro te lo porteresti a casa, probabilmente anche meno in base al modello. Ma essendo questo uno switch da 10 giga, il suo costo è veramente proibitivo. Questo è un modello di Ubiquiti, quello che state vedendo in questo momento, ed effettivamente il suo costo al momento in cui l'ho comprato è di 350 euro su Amazon. Stiamo spendendo oggi, ragazzi, stiamo spendendo. E in questo caso ci è necessario perché dobbiamo portare la nostra connessione a tre dispositivi. Avremo anche una quarta porta libera, però a noi servono un computer da editing, un computer da gaming e la nostra test bench. Quindi di per sé effettivamente lo switch è vitale. 350 euro per un buon modello. Questo mi durerà praticamente per sempre. Oltretutto non è alimentato con una DC in, ma con una Type-C. Soluzione molto elegante. Una volta messo sul nostro switch direte è finita, dai, finalmente, ho speso sti 1200 euro circa, ma è finita, vero? No. Perché ditemi, in casa, nel vostro ufficio, in azienda, quanti dei vostri dispositivi possono vantare una Ethernet da 10 giga? Oggettivamente parlando, andate sul retro della vostra scheda madre da gaming, da lavoro, aprite le impostazioni del vostro MacBook, del vostro portatile, quanti possono ricevere una connessione 10 giga? Nativamente pressoché nessuna. Perché le schede madri che vantino effettivamente una porta da 10 giga si contano sulle dita di una mano, sono veramente pochissime e sono principalmente quelle dedicate all'ambito professionale. In questo caso, per esempio, ci sono le X670E ProArt di Asus o il corrispettivo Z790, sempre ProArt di Asus. Però a tutti gli effetti sono letteralmente una scheda madre in una lineup gigantesca di schede madri di Asus, quindi di per sé molto molto rare, molto molto rare. Per utilizzare quindi la nostra connessione 10 giga ci dovremmo rivolgere a un piccolo oggettino esterno. Signore e signori, direttamente dal 1990 ecco a voi un PCB con sopra un dissipatore e ovviamente una porta Ethernet. Probabilmente molti di voi non hanno vissuto l'epoca in cui le schede video più o meno sembravano questo, e devo dire è stato un gran tuffo nel passato della mia molto remota infanzia ormai. Però effettivamente questa è una...
fatto un danno economico all'azienda. Però effettivamente questa è una scheda di rete, il nome tecnico che ho trovato è NIC e il suo scopo è darci la possibilità, mediante questa PCI che vedete qui sopra, di trasmettere i dati alla scheda madre in ingresso dalla Ethernet frontale, in questo caso a 10 giga. Questa me l'avete consigliata voi nel mio ultimo video sulla connessione, in quanto non avete apprezzato quella di Asus che ho scelto con il brand, e mi avete consigliato di prendere queste che vantano un chip X540 di Intel. Ne ho prese due, il costo approssimativo di queste varia tra i 75 e i 100 euro in base al modello che scegliamo. Ci sono poi anche modelli di altri brand con chip diversi, come appunto TP-Link e Asus. Il prezzo più o meno oscilla tra i 65 e i 100 euro in base al modello che prendiamo per queste a singola porta con chip di categoria più o meno simile all'X540 di Intel. Fanno quello che devono, insomma, la connessione era piuttosto stabile nei miei test. Ci sarebbero dei chip ancora più costosi, sto parlando dell'X550, dell'X710 di Intel, insomma ci sono delle soluzioni maggiormente premium, capaci di gestire magari dei flussi un po' più impegnativi e cose così, però al contempo ho guardato e nella mia analisi non mi sembrano utili, ma soprattutto sarei arrivato a spendere 600 euro per le tre schede. Queste mi hanno richiesto soltanto 225, anzi in realtà 150, perché una di Asus già ce l'ho e continuerò a utilizzarla visto che fa il suo dovere, quindi di per sé 150 euro per due di queste. E finalmente abbiamo il nostro PC connesso a 10 giga, ufficialmente. Ora, se fossimo lo youtuber medio, adesso lanceremo un Ucla e... wow, 10 giga! Mio Dio! Ma non sono qui per raccontarvi, insomma, la parte troppo facile e divertente di questo lavoro. No, io sono andato a fare dei test perché mi voglio male. Per essere sicuro di avere una configurazione che sia da una parte realizzabile per uno di voi, nel senso fare un qualcosa di astratto con pezzi server, HDT o roba potentissima non avrebbe senso. Volevo un qualcosa che fosse concretamente raggiungibile da uno di voi nel vostro antro da gaming, nel vostro ufficio, cose del genere. Ho scelto un 7800X3D e un P41 Platinum, che sono le due componenti che andranno a lavorare principalmente nel processo di decompressione dei file che arrivano dalle varie piattaforme da cui scaricheremo. È importante, ragazzi, sapere che l'hardware influenza la nostra velocità di download. Questo perché quando noi scarichiamo, il nostro processore deve decomprimere, lavorando sulla base di un algoritmo che è definito dalla piattaforma da cui arrivano i dati, i file che gli entrano. E questo ovviamente vuol dire che più file dovrà scaricare per un periodo sempre più sostenuto di tempo, derivato principalmente dalla dimensione e dalla tipologia di file che stiamo scaricando, effettivamente questo metterà sotto torchio il nostro processore e a un certo punto raggiungerà il suo massimo possibile in termini di operazioni, e questo limiterà la nostra connessione. L'altro punto del collo di bottiglia è il nostro SSD. Se non abbiamo un SSD abbastanza buono che sappia reggere un carico sostenuto e non sia dissipato abbastanza bene, potremmo incontrare un collo di bottiglia anche in questo punto di vista. L'hardware è vitale per la connessione. E infine ci tengo a dire una cosa: perché Ucla ci dà quei dati pazzeschi quando facciamo gli speed test? Ucla non invia fisicamente un file da un PC ad un altro. Utilizza la RAM come tramite e un trasferimento che non si basa sulla qualità dell'hardware in ricezione o in partenza, quindi di per sé ha un risultato migliore perché è fuori dai canoni reali del download e dell'upload, che invece vedremo in quest'ultima parte di questo video. Velocissima premessa per mettere tutti quanti sullo stesso piano. Ragazzi, la connessione può essere rappresentata in due unità di misura, sono i byte e i bit. I bit sono rappresentati dalla M maiuscola e dalla B minuscola. Dall'altra parte invece abbiamo i byte, che sono rappresentati dalla M maiuscola e dalla B maiuscola. C'è una differenza importantissima perché 8 bit compongono un byte. Quindi quando abbiamo una connessione 1 gigabit, per esempio, scaricheremo idealmente a 125 megabyte al secondo massimo. Questo vi spiega perché avete una connessione gigabit e magari mentre scaricate vedete 125 mega e dite: oh, che schifo, non è un gigabit. In realtà sì, perché è in byte, non in bit. 8 a 1. Quindi ogni 8 bit c'è un byte. Per quanto riguarda i test, ragazzi, il primo che ho voluto testare è stato Steam. Con il 7800X3D ci attestiamo su circa 1.2 gigabit per quanto riguarda la velocità di connessione, che comunque è un risultato veramente incredibile. Per molti sarebbe super invidiabile. Ci sono zone rurali in Italia che viaggiano ancora a 1 megabit ed effettivamente è interessantissimo, però al tempo stesso non è quello che vogliamo, non è la nostra 10 giga, no? Quindi la prima domanda che ti fai è: sono io il problema? È Steam? Qual è il problema? Per favore qualcuno me lo dica. E quindi ho provato altri server. Su Ubisoft abbiamo una situazione
abbastanza simile, nel senso che non ci distacchiamo di troppo da quella che era la situazione di Steam, siamo molto molto vicini, devo essere onesto, nessun picco particolare. Epic Games invece è un server che ci remunera un pochino, ci dà un pochettino di margine rispetto agli altri due, abbiamo visto un picco col 7800X3D fino a 205 MB al secondo circa, che onestamente è un risultato veramente tanto ottimale sotto questo punto di vista, probabilmente una delle piattaforme migliori in quel lasso di tempo per scaricare. E per chiudere in bellezza abbiamo Battle.net. Battle.net è da sempre la mia piattaforma preferita per i download, perché scarica a una velocità incredibile, e in questo caso si conferma questo fatto. Ragazzi, Battle.net è l'unica piattaforma che con questa configurazione sia stata in grado di superare i 2.5 gigabit di velocità. Abbiamo superato i 312.5 megabyte al secondo, che sono necessari appunto per arrivare a saturare una 2.5 giga, il che è molto interessante perché effettivamente è l'unica piattaforma che sia riuscita a darmi questo riscontro in tutti i miei test. Arrivati a questo punto, ovviamente la domanda che ci si può fare è: se avessi dell'hardware migliore, migliorerebbe effettivamente la mia situazione di download? Perché in questo momento sì, su un server sono riuscito a saturare una 2.5, ma non è che ho fatto tanto, cioè la mia 10 giga ancora non l'ho assaporata violentemente. E allora sono andato a inserire un 7950X3D. Questo è un processore di top di gamma che è letteralmente uguale al 7800X3D in termini di configurazione della cache, però è migliore in termini di core. Si passa da 8 a 16 e anche leggermente meglio sulla frequenza, quindi di per sé dovrebbe darci risultati migliori in quello che effettivamente è un calcolo principalmente di produttività. Ed effettivamente i risultati, ragazzi, sono arrivati. Per quanto riguarda Steam, a distanza di soli 15 minuti dall'altro download abbiamo avuto un miglioramento da 1.2 a 1.6 gigabit, quindi abbiamo raggiunto i 200 megabyte di velocità di download, come quelli che per esempio avevamo visto prima su Epic Games, lodandolo come un buon risultato, il che è veramente molto interessante. Invece sono rimasto un po' perplesso da Ubisoft, cosa che mi fa pensare che abbiano qualcosa di diverso nel download rispetto a Steam, in quanto il 7950X3D non ha portato a nessun beneficio, cioè qualcosina di più, ma proprio forse stiamo parlando di un 5%, prima abbiamo portato a casa un 33% in più, quindi di per sé niente di significativo veramente, il download sembra praticamente uguale tra il 7800X3D e il 7950X3D, quindi di per sé non è cambiato niente. Vabbè, non è che tutte le ciambelle possono venire col buco. Passando invece a Epic Games, qui ho avuto la più grossa soddisfazione. Ragazzi, ammirate Epic Games che passa da 200 MB di picco con oscillazioni verso i 150 principalmente a un incredibile 350 MB al secondo con picchi fino al 400 MB al secondo. Abbiamo saturato una 2.5 giga totalmente, il che è veramente incredibile, e siamo arrivati a 3200 megabit al secondo, il che è veramente assurdo. Epic Games beneficia tantissimo dell'hardware, e più riusciamo a decomprimere velocemente e elaborare i file che ci manda, e più lui ce ne dà. Molto interessante, perché vuol dire che effettivamente magari con un Threadripper o un Oxeon o un Epic si possono fare dei download molto molto veloci lato server. E per quanto Epic Games vinca il premio per il maggiore incremento da un test all'altro, il premio in assoluto per la massima velocità di connessione garantita se lo prende Battle.net. Nuovamente, ragazzi, Battle.net ci sorprende, supera i 400 MB al secondo, raggiunge un risultato veramente incredibile. Ovviamente, ragazzi, ci sono da dire delle cose, nel senso, questo dato potrebbe salire ancora, se magari questo test lo facciamo alle 3 del mattino, molto probabilmente otterremo dei livelli di connessione migliori, assolutamente. È probabile che Battle.net, avendo meno giochi e magari un po' meno utenti di Steam, magari abbia dei carichi meno alti sul server in certi momenti e quindi possa liberare un po' più di connessione per singolo utente. Nel senso, è molto probabile che in base al momento e alla quantità di utenti la piattaforma ci dia più o meno connessione. Questo però voleva essere un test nel mondo reale, come vi dicevo, ho anche utilizzato dell'hardware che uno potrebbe avere come hardware del PC del proprio ufficio o del proprio PC da gaming, il 7800X3D e il 7950X3D, quindi di per sé sono soluzioni che effettivamente potreste trovare in uno dei vostri contesti, ecco. Avrei potuto prendere un Threadripper e sicuramente il test sarebbe andato meglio, ma
ma che valore avrebbe avuto? Siccome alcuni su internet lo suggeriscono, ho anche fatto un po' di test sui server, in questo caso ho utilizzato Steam perché è quello più semplice, testando consecutivamente i server di Milano, Roma e Berlino, per vedere se magari uno di questi tre server non avesse una connessione migliore. Automaticamente Steam mi aveva posizionato giustamente sul server di Milano, io sono a Milano e quindi mi sembra anche giusto. Però, contrariamente a quanto si dice su internet, non ho notato dei benefici sugli altri due server che ho selezionato invece a mano, anzi abbiamo perso circa 100 megabit su ognuno, rimanendo stabili sugli 1.5 per quanto riguarda Roma in termini di gigabit e gli 1.4 per quanto riguarda Berlino, quindi di per sé non ci siamo, cioè nel senso non ci sono dei miglioramenti. Arrivati a questo punto, ragazzi, uno potrebbe dire: ma scusa, tutto sto casino, tutta sta spesa e cose così, che scam la 10 giga? E in realtà, ragazzi, voglio spezzare una lancia a favore della 10 giga. In questo momento specifico, ovviamente, come avete visto, il limite non è dell'internet service provider nel fornirmi la connessione, perché loro lo fanno, cioè se no Ookla non andrebbe a quella velocità, ma è del mio hardware e dei server da cui scarico nel momento in cui richiedo appunto un download. Quindi di per sé, se io avessi l'hardware veramente necessario a supportare una 10 giga, tipo un Threadripper accompagnato da un 5.0 e cose del genere, effettivamente potrei scaricare tutto. Ma soprattutto un concetto molto importante, ragazzi, è che la mia connessione 10 giga mi dà dall'altro lato i 2.5 giga in upload. 2.5 giga che abbiamo visto posso gestire in termini di banda, rispetto a una connessione 2.5 giga commerciale che di upload mi darebbe 300, 500 o un giga parallelamente, o un upload notevolmente migliore, che nel mio lavoro è importante perché, per esempio, io registro questo video, lo passo da video editor, carico i miei video e ci metto soltanto 2 minuti contro i 35 che ci mettevo nel mio precedente studio. Insomma, ci sono dei benefici notevoli, ma soprattutto, ragazzi, la connessione 10 giga è importante considerarla sotto un certo punto di vista, ovvero il fatto che come connessione sia principalmente per la ampiezza di banda, per la larghezza in sé. Cioè, sì, ho saturato 3200 mbps, sono andato sopra la 2.5, ma il punto della 10 giga è che potrei farlo di nuovo. Idealmente, in un mondo in cui tutto va benissimo, io ho il miglior hardware del mondo, io potrei mettere 3 macchine a scaricare da Battle.net uguali come quelle che ho configurato per questi test, e tecnicamente scaricare in un mondo ideale, perché probabilmente non ce la farei, con 3 macchine contemporaneamente a quelle velocità. Cioè, il punto è questo: io ho la possibilità di scaricare quei file a quella velocità e non distruggere la rete dell'ufficio, cioè gli altri possono scaricare altre cose mentre io faccio questo, capito? E questo è il concetto principale, cioè non vengono devastate le loro chiamate di lavoro nel mentre che io scarico queste cose. Quindi, ragazzi, questi erano i miei test e le mie opinioni sulla 10 giga. Come vi dicevo, è una connessione che principalmente trova spazio, secondo me, in un ambito commerciale. Io in un ambiente domestico metto la 2.5, ve lo dico, cioè la 10 giga è superflua a casa, oggettivamente. In un ambiente lavorativo come questo, in cui insomma dobbiamo fare più cose contemporaneamente, la 10 giga mi torna utile in termini di quello che può reggere al tempo stesso, mentre in singolo download, come abbiamo visto, non è ancora matura la tecnologia di contorno, ma probabilmente ci arriveremo nei prossimi anni, staremo a vedere. Per questo video è tutto, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo, voi state su More Than Tech, sana USA.